pasto, noi ci siamo detti, magari perché ci rimettono, mi fate vedere? Piuttosto che cacciare il cliente si usa, però è eccessivamente penalizzante. Facciamo fatica, però le accettiamo perché siamo in una zona di ufficio e quindi va bene così. Conviene a un esercente accettare buoni pasto? Tutti quanti rispondono di no, perché le commissioni da pagare su ciascun ticket sono piuttosto alte. E non conviene perché comunque le commissioni sono troppo alte. 9-10%. Poi una volta che tu stili la fattura con tutti i buoni pasto, se c'è un piccolo errore te li rifiutano e devi riandare una seconda volta, è tutto un traffico pesante. Il costo non è solo alla importante commissione, ma è alla gestione, alla rendicontazione, ai termini di pagamento, ai costi che sono legati proprio a questo strumento cartaceo. Alla fin fine si perde 20-25% del suo valore.